Ciao ragazzi e ragazze, oggi facciamo una bella tortina leggera allo yogurt con le mele, ma con i vasetti, senza bilancia, eh? Facciamo tutto con la misurina del vasetto dello yogurt. Non lo so se viene fuori una porcata perché non l'ho mai fatta. Proviamo. Quindi, torta allo yogurt e mele. Senza bilancia, anche perché la mia si è rotta. Vediamo gli ingredienti. Un vasetto da 125 di yogurt, io senza lattosio, alla vaniglia, due vasettini di zucchero, tre vasettini di farina 00, un vasettino di olio di semi di girasole, tre uova, una bustina di lievito vanigliato e due mele. Allora, prima di tutto prendiamo una ciotola, versiamo lo yogurt, due vasetti di zucchero, uovo alla volta, un vasettino di olio di semi, tre vasetti di farina 00 setacciata. E la bustina di lievito vanigliato setacciato. Un bel composto spumoso così. Prendiamo una tortiera imburrata e infarinata e versiamo dentro il nostro mappaccione. Mettiamo da parte. Sbucciamo le mele e le tagliamo fettine. Tagliate a fettine così. E le disponiamo su a raggiera. Un po' inclinate così. Così. E le inforniamo a 175-180 gradi. Per un 45 minuti, poi facciamo la prova a stecchino, per vedere se viene fuori asciutto, è pronta. Una torta di battaglia questa qui. Dai, di battaglia, senti il sapore, dimmi cosa si sente, se c'è la morbidezza. Ma cosa Ah, è già soffri? fredda? È ancora un po' tiepida. Ah, Ascolta bene. lo sento te. Sento gli aromi del mondo. Adesso partite lì con me. Oh, va. Sì, lo yogurt si Yogurt, la sente, mela. la mela e basta, c'è Basta, finita. quello che hai messo ancora? Niente, vabbè, la farina e le La uova. crema chantilly non c'è? Buona. Buona? Perché adesso metà passa il camera almeno uno, Per me è prendila. buonissima, da stamattina sai che non ho mangiato un tubo, spettacolare. E poi mi fai fare gli assaggi a stomaco vuoto, a me, poi io esplodo, Ma che si mangia ma è anche con le buono. mani, non stai lì con la forchetta. Davanti alla gente non si mangia con le mani, eh. Guarda, guarda così. Non era la briciola, lo dico io, eh. Dove sei andata? Vieni su di lì. Guarda, mi brucio dappertutto. Ma mi fai spettinare. Fa tutto te, io non so neanche. Adesso non è che vieni qua, ma stai qui a mangiarla tutta. Dimmi com'è che devo fare la chiusura. Che
Adesso la sai anch'io. Per me puoi anche chiudere. È giudicato. Gira anche la ruota se vuoi, fai quello che vuoi. Benissimo. No. Ah, e poi questa qui è la novità, perché è una torta senza bilancia. Sai come ho fatto a farla? Bilanciata. A occhio. Ma come le parodi, fanno le robe a occhio per fare il casino. No, devi usare un vasetto dello yogurt e lo versi, poi lo sciacqui, lo asciughi, fai due vasettini di zucchero, tre vasettini di farina, lievito, tre uova, è una stupidata, non dovete neanche usare la bilancia. Ma quel vasetto, hai toccato quel vasetto che c'era lì, ho fatto le prove delle urine io. No, per un vasetto dello yogurt. Ah, vasetto dello yogurt. Dai, le prove dell'urina. Quindi, chi vuol fare le mie ricette mi manda la foto su Instagram e noi la mettiamo nell'armadio. Su Instagram, dai. Nella story. Però bisogna trovare qualcosa di nuovo, perché tutti qui si erano rotte le balle. No, piace. Story. Fai qualcosa di nuovo, che sei vecchia già te. Fai qualcosa di nuovo, qualche novità. Non so, mi metto io a ballare nudo così, per il zoomato. Ecco, fateci sapere quando arriviamo ai 7000 iscritti cosa volete che fa lui. No, io niente, io so. Lui, un abbraccione, un bacione e viva l'amore. Viva l'amore, arrivederci. Anzi, fatela perché è veramente una cannonata. Cannonata, eh. Guarda che spettacolo.